tutti e bentornati qui nel canale. Finalmente torniamo con un nuovo video tutorial e oggi vi vado a mostrare questo semplicissimo ma molto d'effetto cactus barra scialletto che ho realizzato con un gomitolo del meraviglioso filato Puno di lana grossa. Io vi vado a mostrare solo alcuni colori disponibili, ma andate a sbirciare il nostro sito merceriaitaliaartisan.com dove potrete appunto trovare questi ed altri colori disponibili. Vi dico già che ho realizzato il mio cactus con una sola cake Puno, quindi un solo gomitolo Puno, ho realizzando anche le nappe, le nappine di rifinitura nelle tre punte, ecco, quindi in fondo e alle due punte laterali. È un filato a sfumatura lunga, come potete vedere in quest'altra tonalità, e qui abbiamo come composizione un filato 100% fibre naturali, un mix di fibre naturali, perfetto per l'autunno. È un filato leggero che rimane caldo e super super morbido, 70% cotone, 19% lana vergine merino e 11% di alpaca. È leggermente pelosino ma molto molto morbido. Io l'ho lavorato con un uncinetto 4 mm e ripeto, ne ho utilizzata solo una di queste cakes. Vi mostro qualche altro colore autunnale, tipo quest'altro bellissimo con il verde e il blu, ma abbiamo anche un'altra tonalità tenue in alternativa a quella che avevo usato io, che al momento è esaurita, perché appunto c'è stata qualcuna di voi, più di qualcuna di voi, che si è portata avanti aspettando il video tutorial e quindi ha ordinato quella tonalità, ma questa altra è meravigliosa, ad esempio per quanto riguarda appunto le tonalità chiare con colori pastello. Andate quindi a sbirciare sul sito per vederli tutti questi meravigliosi colori. Oggi però realizzerò il campione e vi farò vedere appunto come si inizia e vi dirò i punti e i giri di ripetizione, ecco, per proseguire e realizzare tutto il nostro cactus barra scialletto appunto con un filato alternativo. Un altro dei filati che potrete andare ad utilizzare, ma non solo, perché ve ne consiglio diversi altri oltre a questo, io sto realizzando il meraviglioso gomitolo Lucia, sempre di lana grossa. Considerando che io ho utilizzato per il mio cactus una cake da 570 metri, due gomitoli Lucia dovrebbero tranquillamente bastarvi per la stessa dimensione orientativamente del mio cactus fatto col gomitolo Puno. Quindi potete realizzarlo con gomitolo Puno, con due gomitoli Lucia, con il Naco Perù qualora vogliate qualcosa di più pelosetto, oppure con il filato Aladino se volete un tinta unita rasato. Insomma, tutti i filati di medio spessore che potrete lavorare col 4 mm circa andranno benissimo, e io stavolta ho scelto proprio il Lucia per dare appunto un tocco più luminoso ancora, e visto che ha questo meraviglioso lurex delicatissimo e tante sfumature bellissime anche per questo filato. Lo vado a lavorare tranquillamente col 4 mm, quindi partiamo subito con la lavorazione del nostro cactus. Partiamo con 5 catenelle, quindi facciamo la prima, chiudiamo il nostro cappietto e adesso cominciamo con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella primissima delle 5 e andiamo a lavorare una maglia alta. Di nuovo rientriamo nella stessa una maglia alta, andiamo a realizzare 2 catenelle, rientriamo nella stessa maglia di base, quindi sempre sulla prima delle 5 lavorate per iniziare, e lavoriamo 1 e 2 punti alti, ecco qui. E adesso due volte il filo sull'uncinetto andiamo a realizzare una maglia altissima, quindi 1, 2 e chiudiamo. Abbiamo così il nostro primissimo giro d'inizio, che comprende 4 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia altissima, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, per chiudere una maglia altissima. Tutto questo sempre nella stessa catenella di base.
andiamo a lavorare il secondo giro partendo sempre con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima. Giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto nel primissimo punto del giro, quindi nel punto altissimo sottostante, andiamo a lavorare una maglia alta. Poi una maglia alta nel prossimo punto alto sottostante, quindi nella primissima maglia in sostanza abbiamo fatto un aumento, quindi le 4 catenelle e una maglia alta, poi una maglia alta su ciascuna delle due seguenti prima di arrivare allo spazio da 2 catenelle, vedete questo qui. In questo spazio entriamo e andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo sempre nello stesso spazietto e 2 maglie alte. Ok, adesso abbiamo 1, 2 e 3 maglie incluse le 4 catenelle finali. Nelle prossime 2 maglie alte andiamo a lavorare un punto alto su ciascuna, 1 e 2. Arrivate invece alle 4 catenelle finali, andiamo a lavorare all'interno dello spazietto o della, guardate, della catenella stessa, una maglia alta e poi 2 volte filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa maglia finale e andiamo a lavorare una maglia altissima. I giri inizieranno e finiranno sempre con le maglie altissime. Ecco qui che il nostro triangolino comincia a prendere forma. Andiamo a realizzare il terzo giro, sempre con 4 catenelle iniziali, giriamo il lavoro nella primissima maglia altissima, un punto alto. Poi andiamo a proseguire facendo una maglia alta su ciascuna delle maglie alte seguenti fino ad arrivare allo spazietto. Compresa questa qui, l'ultima. Poi abbiamo lo spazio da 2 catenelle e rifacciamo la stessa cosa del giro precedente. Entriamo in questo spazio con 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso e altre 2 maglie alte. Perfetto. Adesso proseguiamo come per la prima metà del giro, entrando in ciascuna maglia alta e facendo un punto alto fino alla fine. Nell'ultima maglia, formata dalle 4 catenelle, noi andiamo ad entrare e lavoriamo una maglia alta e una maglia altissima per chiudere il giro, sempre nello stesso ultimo punto del giro. Quindi ecco fatta la maglia altissima ed ecco che, come dicevo prima, il nostro triangolino comincia a prendere forma. Rifacciamo lo stesso lavoro per il giro numero 4. Quindi 4 catenelle, giriamo il lavoro, una maglia alta all'interno del primissimo punto e adesso una maglia alta su ciascuna maglia alta fino allo spazietto. Arrivati allo spazio, sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello spazio, 2 maglie alte. Ecco qui. Ora proseguo allo stesso modo di tutti i giri che vi ho mostrato finora, facendo una maglia alta su ciascuna maglia alta e all'ultima maglia, nell'ultima maglia vado a fare una maglia alta e poi la maglia altissima di chiusura. Finito quindi questo quarto giro, vado a fare nello stesso identico modo il quinto ed ultimo giro prima di cambiare modello, quindi sempre le mie 4 catenelle, giro il lavoro e via con l'aumento all'inizio, una maglia alta su ciascuna maglia, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte arrivati al triangolino, quindi alla punta del nostro triangolino, stessa cosa fino alla fine, una maglia alta su ciascuna maglia alta e una maglia alta e una maglia altissima nell'ultimo punto. A questo punto abbiamo il nostro triangolino iniziale di 5 giri e andiamo a proseguire, questi saranno i giri di ripetizione da questo punto in poi,
vi mostrerò questi giri e poi nel box informazione vi spiegherò appunto, vi scriverò i giri di ripetizione che saranno dal sesto al, vedremo insieme. Quindi adesso andiamo a fare le solite 4 catenelle per girare il lavoro, questo rimane identico, giriamo il nostro triangolino, è sempre identico l'aumento ad inizio giro, quindi il punto alto all'interno del primissimo punto sottostante. A questo punto dobbiamo andare a lavorare in rilievo. Andiamo a fare, ricordate sempre i punti in rilievo in quello che sarà il davanti del nostro Bactus. Quindi, quando ci troviamo a fare i punti in rilievo, diciamo nel dritto del nostro lavoro, prenderemo il punto in rilievo in questo modo, quindi passando davanti alla barretta del punto da lavorare, sbucando dall'altro lato. Ed ecco che facendo in questo modo il punto alto in rilievo, in questo modo, avremo, guardate, uno per ciascun punto. Passiamo in questo modo, quindi non dentro il punto, ma in rilievo. Zoom un attimino per farvi vedere bene. Quindi passo attraverso, quindi entro ed esco dall'altro lato della barretta. E mi chiudo il mio punto alto. In questo modo, nel dritto del lavoro, vedrete, avremo questo cordoncino che si forma di punti in rilievo. Quindi in questo giro numero 6, che è il primo di ripetizione, andremo a lavorare tutti i punti a rilievo in questo modo. Quindi questo è il rilievo dietro, punto a rilievo dietro, ecco, fino a qui, quindi al nostro spazietto da 2 catenelle. Arrivati alla punta del nostro scialle, quindi del nostro Bactus, smettiamo di lavorare in rilievo e normalmente andiamo a fare nello spazio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. In questo modo, come abbiamo fatto finora. Invece, a questo punto andiamo a proseguire in rilievo dal primissimo punto disponibile fino all'ultimo. Al penultimo, anzi, perché nell'ultimo dobbiamo fare un aumento normalissimo. Quindi sempre a rilievo dietro. Arrivati alla fine del triangolino, che cosa abbiamo? L'ultimissimo punto sostituito dalle 4 catenelle, quindi in sostanza il punto altissimo. Entriamo nella quarta catenella. E andiamo a lavorare un punto alto semplice, due giri sull'uncinetto nella stessa catenella, il punto altissimo di fine giro. Andiamo a lavorare il giro numero 7 e quindi secondo giro di ripetizione. Partiamo sempre con 4 catenelle in sostituzione del primo punto altissimo e giriamo il lavoro. A questo punto abbiamo l'aumento da fare nel primissimo punto, quindi la maglia alta semplice nel punto sottostante. Adesso abbiamo il giro di traforati, quindi andiamo a realizzare 2 catenelle, saltiamo 2 punti sottostanti, entriamo nel terzo e un punto alto semplice. 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle, 2 punti, scusate, sottostanti, nel terzo un punto alto semplice. E nuovamente così fino ad arrivare alla punta del nostro scialle. Siamo al centro, quindi 2 catenelle, ci rimangono giusto 2 maglie ed entriamo direttamente nello spazio, vedete, da 2 catenelle lavorando una, 2 maglie alte, facciamo le classiche 2 catenelle ed altre 2 maglie alte. Ora, qualora nei prossimi giri non ci siano 2 maglie alte alla fine da saltare prima di arrivare, perché può capitare che i punti non siano perfettamente pari, per arrivare qui alla punta, voi che cosa dovete fare? Non è importante, l'importante è adattare ed avere
quando la andiamo a lavorare giri dei traforati, lo stesso numero di trafori da una parte e dall'altra dello scialle, perché anche se saltiamo una maglia alla fine anziché due e andiamo a sviluppare il nostro traforo, ripeto, la cosa importante sarà fare lo stesso quando andiamo a proseguire da questa parte e andiamo verso la punta, perché dal prossimo giro, andando a distribuire lo stesso numero di maglie alte all'interno di ciascun punto traforato, quindi saranno due, vedrete, avremo nuovamente lo stesso identico numero di maglie sia da una parte che dall'altra, quindi è semplice anche questa cosa. Qualora riscontriate qualche piccolo problema o incongruenza di numero di maglie, perché magari ne avrete saltata qualcuna o i numeri non saranno pari, sarà semplice riprendere il nostro lavoro e farlo tornare con lo stesso numero di punti, quindi facilissimo anche da questo punto di vista. A questo punto, al solito, 2 catenelle, saltiamo 2 nella terza maglia alta fino alla fine del giro. Alla fine di questo giro, dopo le 2 catenelle, abbiamo l'ultimissimo punto, quindi andiamo a lavorare un punto alto, sempre nelle 4 catenelle, diciamo che sostituiscono il punto altissimo, 2 giri sull'uncinetto e andiamo a lavorare nello stesso punto il punto altissimo, quindi il nostro classico e solito aumento di inizio giro e fine giro. 4 catenelle, eccole qui, per voltare il lavoro andiamo a lavorare il giro numero 8, che sarà il terzo di ripetizioni. Sotto, qui nel primissimo punto, al solito andiamo a lavorare la maglia alta, quindi il nostro aumento di inizio giro, e ora, come vi dicevo poc'anzi, vedete che abbiamo i traforati. Andiamo a lavorare, innanzitutto ci si presenta la prima maglia alta, la prossima, una maglia alta semplice sulla maglia alta sottostante. Quando arriviamo agli spazi da 2 catenelle, entriamo nello spazio e lavoriamo 2 maglie alte, quindi in sostanza le 2 maglie alte che erano saltate. Poi ritroviamo il punto alto, un punto alto nel punto alto sottostante. Nuovamente abbiamo il traforo, quindi lo spazio, entriamo, una e 2 maglie alte. Ancora il punto alto, entriamo nel punto, punto alto, e così via fino ad arrivare alla punta del nostro triangolino. Poi procederemo allo stesso modo scendendo, quindi una maglia alta anche su queste maglie del triangolino, andiamo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia, e la stessa cosa da questa parte, 2 maglie nei fori e una maglia su ciascuna maglia, e così via fino alla fine di questo giro. Alla fine di questo ottavo giro termineremo con una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella terza catenella, anzi quarta, scusate, del primo punto del giro scorso, e di nuovo 2 gettati sull'uncinetto, entriamo sempre nella stessa catenella per lavorare l'aumento ed il punto altissimo di fine giro. A questo punto abbiamo terminato questo ottavo giro, andiamo ad iniziare con il nono e quarto di ripetizione, quindi 1, 2, 3 e 4 saranno le catenelle al solito per girare il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare un altro giro di rilievi, ma vedete, da questa parte siamo nel retro del lavoro, perché il giro con cordoncino e quindi a rilievo si vede sul davanti. Quindi questa volta non andremo a lavorare a rilievo dietro in questo modo, entrando a destra e uscendo a sinistra del punto, quindi inglobando appunto la stina del punto stesso e facendola spuntare dietro nella lavorazione, perché otterremo altrimenti il cordoncino da questa parte, che ripeto sarà il retro del nostro lavoro. Invece, ripeto, andremo a lavorare in questo modo, quindi prenderemo a rilievo davanti il punto, non a rilievo dietro, ma a rilievo davanti, e questo lo dovremo fare ogni qualvolta appunto ci ritroveremo a lavorare un giro in rilievo nel dietro del nostro lavoro, non prima però di aver fatto l'aumento. Quindi dopo le 4 catenelle rientriamo nel primo punto e lavoriamo una semplice maglia alta. A questo punto possiamo andare a lavorare ciascun punto, come vi dicevo, a rilievo davanti. Ecco, in questo modo faccio qualche punto e vi faccio vedere dietro come otteniamo il nostro classico cordoncino. Guardate, ecco, da questo lato
otteniamo il punto qua, a diciamo i punti a rilievo che formano il cordoncino davanti, come lo abbiamo in quest'altro giro. Vado a fare quindi questa lavorazione fino a giungere qui alla punta del nostro Bactus, dove faremo nuovamente 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Riprenderemo già dalla primissima a lavorare in punto a rilievo davanti fino alla fine, all'ultimo punto, quindi sulle 4 catenelle andremo a lavorare una maglia alta e una maglia altissima per fare sempre l'aumento e terminare sempre con le maglie altissime. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Eccoci alla fine del nono giro, andiamo a fare il decimo e quindi quinto giro di ripetizioni, iniziando sempre con 4 catenelle in sostituzione del primo punto altissimo. Giriamo il nostro lavoro e vedete il discorso che dicevo prima, quindi il punto a rilievo che viene con questo cordoncino e che richiama quello ottenuto nei giri precedenti. Quindi adesso dobbiamo andare a riprendere un giro di traforati. A questo punto andiamo a procedere con l'aumento al solito, quindi facendo un punto alto nel primissimo punto sottostante, nel punto altissimo. Adesso non ci resterà che fare 2 catenelle, saltare una e due maglie di base sottostanti, nella terza un punto alto, 2 catenelle, ne saltiamo una e due sottostanti, entriamo nella terza punto alto e così via fino alla punta del nostro Bactus. Procediamo in questo modo. Eccomi arrivata alla punta per mostrarvi quello che potrebbe essere un inconveniente, ma non lo è, perché noi andiamo ad ovviare subito al problema. Vedete che abbiamo saltato sempre 2 maglie e nella terza fatto la maglia alta e così via. Adesso all'ultima, prima di arrivare alla punta del mio Bactus, mi ritrovo con una sola maglia alta da poter saltare e quindi non fare altro. Io però che cosa vado a fare? Aggiungo lo stesso, quindi voi farete la stessa cosa se vi capita, aggiungo lo stesso 2 catenelle, faccio finta di saltare 2 maglie alte e di entrare nella terza, ma in realtà ne salto solo una, quella disponibile, dentro nello spazio da 2 catenelle. Mi vado a lavorare semplicemente le mie 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio 2 maglie alte. Ora, visto che il lavoro è speculare e che, come vi dicevo all'inizio, dovremo ottenere lo stesso numero di fori da un lato che dall'altro, sia da un lato che dall'altro, cosa vado a fare? Vado a lavorare in maniera speculare, quindi vado a lavorare in maniera simmetrica. Faccio 2 catenelle e siccome qui, prima di appunto arrivare al centro del nostro Bactus alla punta, ho saltato una sola maglia, vado a fare lo stesso da questa parte. Salto una sola maglia, nella terza entro e faccio il mio punto alto. Ora, normalmente 2 catenelle, salto 2 maglie, nella prossima un punto alto e così via fino alla fine di questo giro. Ne salto sempre 2 nella terza, quindi seguente faccio il punto alto, 2 catenelle e così via. Questo appunto per ovviare a questo piccolo problema, vedete, otterremo foro da una parte, foro dall'altro in più, e assicuratevi sempre alla fine, ripeto, dei giri traforati di avere lo stesso numero di fori da una parte e dall'altra. Quindi proseguo e finisco questo mio decimo giro. Ho finito il giro sempre col punto alto ed il punto altissimo nello stesso punto, quindi il mio aumento. Ora vado ad iniziare il giro numero 11, sesto giro di ripetizione, con sempre 4 catenelle in sostituzione del primo punto altissimo. Giro il mio lavoro, vado a fare l'aumento, quindi rientro nel primissimo punto e mi lavoro un punto alto. Ora ho un punto alto e mi vado a lavorare un punto alto sul punto alto sottostante. A questo punto ho i fori, in ciascun foro 2 maglie alte. 1, 2. Entro nel punto alto seguente, punto alto.
Ora ho il foro, due punti alti e così via per tutto questo giro, fino ad arrivare alla punta dove faremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Scenderemo allo stesso modo distribuendo i punti alti come stiamo facendo da questa parte. Arrivati all'ultimissimo punto, quello sostituito dalle 4 catenelle, nella quarta catenella, punto alto e punto altissimo e avremo così terminato anche questo giro. Eccomi alla fine del giro, dopo aver distribuito tutti i giri di punti alti, quindi punto alto su punto alto, ogni qualvolta avevo un punto alto nel giro sottostante, andavo a lavorare i punti alti sopra e ho distribuito, come vi dicevo prima, due punti alti in ciascun foro. Ho finito il mio giro con maglia alta e maglia altissima nell'ultimissimo punto e vado ad iniziare il giro numero 12, oppure detto settimo giro di ripetizione, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle al solito, giro il mio lavoro. Questo sarà il giro dove nuovamente andremo a sviluppare il cordoncino, quindi sarà un giro di punti alti in rilievo, ma stavolta vediamo insieme come dobbiamo lavorarli. Ci troviamo in questo caso sul davanti, quindi se io andassi a lavorare come poco fa, appunto alto in rilievo davanti, il cordoncino si formerebbe dietro, quindi nuovamente come per la prima volta andiamo a lavorare appunto alto in rilievo dietro. Prima faccio il punto di, non lo dimenticate mai, di aumento, quindi un punto alto nel primissimo punto sottostante e dal prossimo, quindi dalla barretta, vado a lavorare punto alto in costa, quindi in rilievo dietro. In questo modo allora entro da dietro, spunto ancora dietro e lavoro il mio punto alto in rilievo in questo modo. Ecco qui nuovamente per la prossima barretta. Ecco, prendo il punto, lo tiro su e punto alto. Nuovamente per il prossimo punto alto, vedete, entro da dietro, risbuco dietro dall'altra parte della barretta e punto alto. E vado a lavorare in questo modo per ciascun punto disponibile fino ad arrivare nuovamente qui alla punta, dove andrò a realizzare sempre invece in questo caso semplicissimi punti alti entrando dentro lo spazio da 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti e dal primissimo, dalla primissima barretta riprenderò a lavorare appunto alto in rilievo dietro fino all'ultimo punto disponibile in barretta e nell'ultimissimo chiuderò con un punto alto e un punto altissimo nella quarta catenella che sostituisce il primo punto nel giro precedente. Quindi proseguo in questo modo e ci vediamo per il prossimo giro. Eccomi alla fine di questo giro, andiamo a lavorare il giro numero 13 o ottavo giro di ripetizione. Iniziamo con 4 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo a realizzare il primo punto alto nel primissimo punto, quindi l'aumento. Ora cosa andiamo a fare? Abbiamo il giro di traforati da andare a riprendere. Quindi semplicemente da questo punto, come abbiamo fatto per il giro passato, di traforati, un attimino che riprendo il punto perché mi è entrato male l'uncinetto e noi lo rifacciamo. Ecco, a questo punto vado a fare semplicemente 2 catenelle, salto 2 punti alti, nel terzo un punto alto e così via per tutto il giro, lavorando sempre la punta con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E sempre se si presenterà il problema di uno o due punti di scarto, andiamo a creare un traforo in più prima di entrare nella punta che riprenderemo dall'altro lato del nostro Bactus. Quindi, proprio come vi ho spiegato nel giro scorso di traforati, di punti traforati. Quindi non andiamo a far altro che ripetere questo giro e ci vediamo alla fine. Quando avremo al solito, mi raccomando, fatto l'aumento nell'ultimissimo punto, quindi un punto alto e un punto altissimo qui alla fine, proprio e alla punta del nostro Bactus. Finito questo giro, sempre con l'aumento, quindi un punto alto e un punto altissimo, iniziamo questo giro numero 9 di ripetizione e quindi il 14° giro.
con 4 catenelle ed entriamo nuovamente nello stesso punto con un punto alto, quindi il solito aumento. A questo punto andiamo a distribuire un punto alto su ciascun punto alto successivo e quando incontriamo i fori, due punti alti dentro ciascun foro. Arrivati alla punta andremo a lavorare sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e invece poi procederemo in maniera speculare, quindi da quest'altra parte fino all'ultimissimo punto dove faremo sempre l'aumento e quindi lavoriamo così questo nono giro di ripetizione. Finito anche questo giro con il solito punto alto e punto altissimo nell'ultimo punto, andiamo a lavorare il quindicesimo giro, ovvero il decimo giro di ripetizione. Per questi ultimi giri, quindi saranno 4 i giri prima di riprendere dal primo giro di ripetizione in poi, saranno questi ultimi 4 giri semplicissimi. Cambio un po' adesso il pattern, ma saranno facilissimi. Quindi andiamo comunque ad iniziare sempre con 4 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare in questo modo. Primissimo punto sempre d'aumento, quindi entriamo nella primissima maglia sottostante e facciamo il punto alto. Da questo momento in poi andiamo a lavorare tutto un giro di punti ad X. Ciò significa saltare una maglia, entrare nella maglia successiva, lavorare un semplice punto alto, poi andare a riprendere la maglia saltata, la precedente, e andare a lavorare lì un altro punto alto, quindi un punto ad X, un punto incrociato, vedete? Avvicino un attimo, così sicuramente noterete meglio. Allora, ripeto il procedimento, salto un punto, nel prossimo punto un punto alto, eccolo qui, filo sull'uncinetto, riprendo il punto precedente, questo qui che ho saltato, ci entro dentro e vado a lavorare anche qui una maglia alta. Ecco che andremo ad ottenere dei punti ad X. Ecco, allargo un po' il lavoro per farveli vedere, eccoli qua, bellissimi, decorativi, ma semplicissimi da realizzare. Vado a fare questo lavoro fino alla punta del mio scialle. Arrivata alla punta del mio Bactus, si presenta quello che possiamo chiamare un piccolo inconveniente. Ciò significa ho una maglia da sola, quindi non posso lavorare il punto ad X e a questo punto io decido di saltarla completamente, quindi di ignorarla, entrare direttamente, quindi dopo l'ultimo punto ad X, direttamente nel punto centrale e fare 2 maglie alte, quindi nello spazio sottostante, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte e ho lavorato la punta del mio Bactus al solito senza cambiare nulla. Ora, siccome da quest'altra parte ho lo stesso identico numero, devo averlo di punti alti che da questa parte, ovviamente, visto che un punto l'ho saltato qui, lo vado a saltare anche qui. Quindi, saltato questo punto, conto come primo punto il successivo, che salto, passo nel terzo, entro e vado a lavorare la mia maglia alta, ritorno nel punto precedente saltato e maglia alta. Da questo punto in poi procedo normalmente come ho fatto per tutto questo lato a punti ad X, quindi saltando un punto nel successivo maglia alta, torno indietro e maglia alta nel punto alto saltato. Procedo in questo modo, finirò questo giro con al solito punto alto e punto altissimo qui nell'ultimissima maglia disponibile. Finito anche questo giro, andiamo a lavorare il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo giro, che sono undicesimo, dodicesimo e tredicesimo di ripetizione, perché, ripeto, questo scialle si baserà, quindi questo Bactus, su 13 giri di ripetizione che andranno dal giro appunto numero 6 al diciottesimo giro. Dall'inizio totale del Bactus, quindi 13 saranno i giri di ripetizione. Voi tornerete indietro dopo questi 3 giri nel video al giro numero 6, che è il primo di ripetizione, per sviluppare ancora in grandezza questo scialle, quindi questo Bactus grande per quanto lo vorrete. Quindi questi 3 giri che adesso vi mostro semplicemente nel primo, perché sono tutti e 3 uguali, saranno i più facili in assoluto perché sono tutti giri di punti alti.
Quindi andiamo a fare 4 catenelle, giriamo al solito il nostro lavoro e entriamo nel primissimo punto per fare l'aumento. Quindi andiamo a distribuire da questo momento in poi un punto alto in ciascun punto alto sottostante fino ad arrivare alla punta del nostro Bactus, qui dove andremo ad entrare nello spazio, lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, proseguire distribuendo una maglia alta in ciascuna maglia alta sottostante, arriviamo alla fine e terminiamo sempre i nostri giri con un punto alto e un punto altissimo nell'ultimo punto disponibile del nostro scialle. Faremo quindi da questo momento in poi ancora 3 giri, tutti di punti alti semplici in questo modo. Poi riprenderemo con la ripetizione. Ed eccoci con il nostro meraviglioso Bactus scialle che prende forma anche con gomitolo Lucia. Guardate, è meraviglioso anche questo colore. Io l'avevo realizzato col Puno, quindi questa è la lavorazione dello scialle che ho chiamato appunto Puno in onore al bellissimo gomitolone di lana grossa, ma ripeto, potete realizzarlo con Lucia, potete realizzarlo con qualsiasi filato della nostra merceria, merceriaitaliaartisan.com, che va lavorato con ferri uncinetto 3,5-4, ma anche 4,5. Ripeto, inizieremo adesso da questo punto in poi, dopo i 3 giri di ripetizione. Guardate che bella anche questa sfumatura color vino, quindi ecco che abbiamo anche un po' di ruggine, insomma, il gomitolo qui comincia a cambiare colore. E ho fatto appunto con gli ultimi 3 giri a maglia alta semplice, lavorando al solito la punta e gli aumenti ad inizio e fine giro ad ogni punto iniziale, e quindi da questo punto in poi dovremo ripetere i 13 giri di ripetizione per quante volte vorrete grande il vostro Bactus o scialle. Andremo a riprendere dal giro numero 6 al giro numero 18, quindi ripeteremo sempre questi 13 giri. Facciamo appunto attenzione sempre ai cordoncini che si devono formare con i punti a rilievo sul davanti della nostra lavorazione, e quindi io vi lascio proseguire da sole. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se lo volete fare, lo riprodurrete e volete farmelo vedere, mi trovate nel mio gruppo Facebook Merceria Italia Artisan and Friends. Anzi, iscrivetevi, perché è un bellissimo gruppo dove si è creata una bellissima atmosfera, dove ci scambiamo consigli, chiediamo se abbiamo dubbi, eccetera, e si è creata una bella community. Abbiamo anche le nostre dirette in anteprima quando arrivano nuovi filati, dirette chiacchiericce, insomma, vi invito a venire a visitare anche il nostro gruppo e vi do quindi appuntamento ad un altro dei prossimi video, che per la stagione autunnale conto di farne appunto di più e di proporvi tanti progetti nuovi con i nuovissimi arrivi Merceria Italia Artisan. Io vi ringrazio per essere state con me e ci vediamo presto.